Ciao! Siamo Anna e Laura di Persi in Corea! Siamo tornate nella cameretta trash. Non è più il divano smontato. Esatto, però ci sono tante cose, le ho guardate, cioè zebrate come vedete. Quindi ci sembrava un po' più carino come concept. Che video vogliamo fare oggi? Oggi facciamo un back to school perché è settembre, quindi si torna a scuola. E quindi se si torna a scuola bisognerà comprare cosa? Il materiale per la scuola. E inoltre vi diremo dove abbiamo comprato le cose, quanto sono costate, così insomma vi farete un'idea e saprete dove andare a comprare il materiale scolastico quando verrete in Corea, perché lo sappiamo, verrete tutti in Corea prima o poi. Esattamente. Quindi. Allora, anche in Corea si prendono appunti, quindi la cosa importante sono i quaderni, anche in Corea, però in Corea abbiamo un po' uno stile un po' più trash, secondo me. Trash, ma è cute, no? È cute, trash. Sì, però cioè tu ti rendi conto che a 25 anni avere dei quadernetti del genere può essere anche considerato non un po' trash. Non è vero, no, Anna non capisce. Anna non capisce. Che poi in realtà è Anna anche che li compra. In realtà li ha comprati Anna, quindi sì. Vabbè, allora cominciamo. Qui abbiamo una scelta varia di quaderni. Uno molto carino con i fiorellini e l'interno è blu. Molto utile ragazzi, utilissimo, soprattutto Laura che gli piace disegnare, può disegnarci tanti puffi. 1200 won, che sono circa un euro. Poi abbiamo le banane. No, questo è bellissimo però. Questo è veramente molto bello e ci sono delle banane chiuse e aperte e ovviamente a righe perché ovviamente i quadretti non esistono. È molto utile. È molto colorato. Sa proprio di quaderno da youtuber in realtà, secondo me. Tipo, esatto. Hai presente che gli youtuber mettono le magliette trash. Esatto. E in più vorrei farvi notare come ci sta benissimo attaccato al mio muro. Cioè si confonde, è un quaderno camaleonte. Sì, ma scusa. Anche questo ci sta bene. Cazzo. Poi andiamo avanti con un altro quadernino. Questo. Coniglietti. Allora, coniglietti che lavorano la maglia. Gatti che vanno in bicicletta. Gatti che suonano il violino. Volpi che suonano il flamenco. Anche questo per. Non lo so. 700 won. 700 won. Costa pochissimo. 50 centesimi per un quaderno con gli orsi e i conigli. Cioè, a righe, vabbè, ma le righe è carinissimo. Poi tra l'altro, non so perché da Artbox, perché questo l'abbiamo preso da Artbox, ce l'hanno con i quaderni con le scritte in francese. È vero, tutto in francese. Ma da anni! Ecco, allora, leggici... Bonjour, Madeleine. Basta. Ecco, beh, Madeleine. Io ho leggetto mandeline, però no, Madeleine. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Madeleine. Ora, questi sono i quaderni che ho scelto io perché mi piace mangiare. Questi sono i più belli di tutti, in realtà, perché è una serie di tre quaderni. Trishissimi. Tutti sul sushi. E appunto, sì, allora, qui abbiamo il sushi. Qui abbiamo il sushi fritto perché... Altro sushi. E poi c'è il più porco di tutti, che è quello con ramen. Esatto, è un ramen molto triste. Deve venir mangiato, oppure è triste perché ha rotto male, esatto, le bacchette. Bene, questi sono i quaderni. Questi quanto ti sono costati? Non c'è scritto, però mi pareva fosse su un euro. Vabbè, ma costano veramente pochissimo. Sì, non come in Italia, 2 euro quaderno dei Pokémon, cioè, no, se questo... ti va bene. Cioè, qui c'è una varietà veramente infinita di quaderni. Esatto, e costano veramente, veramente poco. E poi, per scrivere nel quaderno, cosa vi servono? Le penne. E le penne dove le vedete? L'astuccio! Oggi abbiamo due astucci. Quello con il totano, perché ci piace il totano, è proprio un elemento persistente, esatto, dei nostri video. E poi quello con la papera. Veleno, questo è costato 2 euro. Questo 2500 won. 2 euro anche questo. 2 euro anche questo. Sempre comunque da Artbox in questi posti qua potete anche comprare le penne, le gomme, un sacco di roba. Esatto. Però... un'altra cosa molto importante sono i porta schede. Che possono, le potete inserire qui nella faccia di Laura. Esatto, questo è i limoni che in realtà mi fanno molto schifo, però erano carini. Sì, sono carini. E un'altra versione di portafogli e cose del genere è questo, che sembra una fisarmonica. Una grande fisarmonica, che anche questo qua è costato un euro e qualcosa. Un'altra cosa molto importante che viene molto utilizzata in Corea sono le, come si chiamano? Flashcard. Sì, penso di sì, flashcard. Sono quelle cose dove scrivete da una parte il nome di una lingua e dall'altra il nome nell'altra, oppure mettete una parola e dietro la definizione, insomma, oddio, esplode. Esatto. È sempre molto utile, non si sa mai. Però le potete utilizzare benissimo anche voi quando studiate coreano. Sì. Sono molto utili. Sì, sì, sì.
E poi sono carine, c'hanno i pinguini. I pinguini. Ovviamente ce ne sono tante altre. Se i pinguini non vi piacciono e siete razzisti nei confronti dei pinguini. Però ci sono anche i pulcini. Parliamo di decorazioni, perché si sa, un quaderno che si rispetti deve essere anche decorato, perché non si sa mai. Così è più carino, ti viene più voglia di studiarci sopra, tutte queste cosine qua. Quindi, abbiamo trovato degli stickers sui quali scrivere, sembrerebbe tipo il nome, Poi qui abbiamo preso invece degli altri cosi che dovrebbero tipo sbucare a metà della pagina. E sopra ci sono, c'è scritto day, weekly, monthly, to do, memo, January, February. E questo mi sa che dovrebbe servire a fare tipo il bullet journal. Non so se qualcuno fa il bullet journal, ma sono tipo quei quaderni dove tu poi ti crei il diario sopra. Quindi sono tutti da impostare da zero praticamente. E questo potrebbe essere utile. Tu sai che cos'è un bullet journal? No. Beh, se non l'avete capito, cercatelo su Google e informatevi. Ok, giustamente. E poi abbiamo preso anche il washi tape. Yeah! Per decorare le pagine, per fare le bandierine, per lasciare i segni. Poi ci sono i peli di Bella sopra, che sono assolutamente immancabili e super importanti. Cosa sta facendo Anna? Voglio testarlo. Su cosa? Sulla mia bocca. Ok, Laura prende il sopravvento. Poi, dopo il washi tape, che in realtà non serve a mettere, a essere messo sui vari quaderni, ma a fermare la bocca della vostra amica per poi ucciderla violentemente. No, ve lo dico, questa cosa non serve a niente, non si incolla abbastanza bene. Cazzo. Allora mi ci faccio i baffi. Allora, direi che possiamo continuare il video in questo modo. Ok. E poi, cosa anche molto molto importante, che non può stare assolutamente nell'astuccio perché sarebbe proprio da carcere. Adoro. Adora. Cioè, raga, cioè, ma è rosa, rosa. Cioè, raga, Lilli Meraviglia, se ci stai guardando, Anna ti ama. Io sono tua fan, Lilli Meraviglia, ti amo. Voglio essere anch'io rosa. E cose ovviamente che non possono stare negli astucci sono queste, perché hanno il loro astuccetto a parte. Adesso vi farò vedere cosa c'è qua dentro. C'è un mini evidenziatore, una mini graffettatrice. Posso graffettarti la bocca? No. Un mini paio di forbici. Mamma mia, questo è proprio mini. Dell'altro scotch, vediamo se questo funziona, ragazzi. Funzionerà? Non lo so. E dei post-it. Sono triste. Cazzo. Vanno contro la forza di gravità le tue lacrime. Sei proprio tanto triste. Quindi questo video è finito. Speriamo sia stato interessante. E vi auguriamo a tutti un buon inizio di scuola. E quindi tanto amore a tutti quanti. Ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao.